Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo giorno. Oggi è lunedì, abbassa un po' il volume dei videos. Oggi è lunedì 12 aprile, i bambini sono andati tutti quanti a scuola. Manuel ha preso il pullman, almeno è contento che è tornato a scuola. Gabriele è qui, doveva iniziare in teoria la video lezione, ma la maestra ci hanno fatto sapere adesso che non si può collegare. E quindi per adesso, questa è prima ora, quindi si collegherà alle 10 con il maestro di inglese e nel frattempo deve fare delle divisioni decimali. Io sono andata a cercare un po' su internet, così almeno gliele faccio fare e almeno siamo a posto. E quindi i lavori li inizierò poi alle 10 quando si collega e boh, basta. Questo qui è il primo aggiornamento. E c'è stato anche un po' di maretta con il pulmino perché stamattina è passato più tardi, ma io dovevo correre a portare Giorgia, se no mi arrivava in ritardo lei. E quindi sono tornata poi su, però alla fine sono riuscita ad entrare tutti, sono riuscita ad andare a scuola. Mi hanno anche chiamato dalla scuola perché non trovavano i fogli, ma io invece i fogli ne avevo dati. E quindi è stato un momento di panico assoluto. Però niente, adesso ce l'abbiamo fatta. E niente, quindi adesso vado a far fare queste divisioni a Gabriele e poi ci mettiamo. E poi appena lui si collega, io inizierò a fare un po' di lavori. Letti, queste cose qui normali, quei lavori di sempre, no? Di tutti i giorni. E niente, intanto devo anche pensare cosa preparare per pranzo, perché oggi per pranzo siamo io, Gabriele, Pia e Manuel, che arriverà all'1:30, quindi devo anche pensare a cosa fare. E boh, basta. Quindi ci aggiorniamo dopo. Ciao, ciao. Mancava un po' a vedermi sulla macchina. Allora, sto andando a prendere Giorgia. Aspettate perché. Ok. E Pia si è addormentata subito dopo pranzo, perché come vi avevo detto, sicuramente svegliandosi presto e poi dopo pranzo si sarebbe addormentata, perché è così che funziona, insomma. Invece dormendo magari fino alle 9, poi è normale che alle 10 tante volte, e poi è normale che alle 2 non la sonno. Vabbè, comunque, adesso vado a prendere Giorgia. Pia è a casa appunto che dorme e c'è Manuel e Gabriele. Gabriele su che sta facendo la video lezione perché oggi hanno anche il pomeriggio, e invece Manuel stava iniziando a ripassare più che altro storia dell'arte perché domani ha una verifica. E niente, adesso stavo cercando di sistemare un po', poi sono dovuta correre al bagno per un'emergenza, ma sono nel periodo del ciclo e quindi è normale. E adesso sono ferma al passaggio a livello per quello che sto parlando tranquillamente. E niente, come prima giornata da sola con Pia, perché comunque Gabriele sta in Dade come se fosse a scuola, è stato confusionaria, inutile. Devo lasciare le camere al pomeriggio e scendere con lei e fare giù di sotto al mattino. E poi al pomeriggio fare su di sopra i letti, spazzare, lavare. Devo riuscire a pulire quelle due finestre, ma finché non torna il sole non le pulisco perché adesso sta piovendo, quindi stamattina pioveva forte, stanotte pioveva fortissimo, perciò per adesso sto ferma. Stavo guardando prima di partire, poi lo continuo dopo, un video che ha messo, se non sbaglio, oggi, sì, 3 ore fa. Il video di Giusy con la I, che cioè, mi piace un sacco, è simpaticissima, è proprio una ragazza come me, no? Ecco, ha quel sapone, molto diretta, molto semplice, anche nei video,
e appunto in questo periodo un po' così ho detto che ha dovuto mollare un attimino il canale per star dietro ai figli, star dietro alle cose che ci sono da fare, come poi alla fine vi ho detto anche io, ed è per quello che poi adesso invece i video saranno un giorno sì e un giorno no, solamente per questo motivo qua, per avere più tempo anche per fare altre cose, perché per me non è un peso registrare, però lo dimostra il fatto che non è ancora uscito il video oggi. Tante volte non si ha il tempo per editare il video, perché comunque ci va del tempo, e anche se il vlog è veloce, però poi magari ci metti, che so, mezz'ora ad editarlo, però poi magari ci mette un'ora a metterlo su YouTube, cioè quindi a caricare, un'ora a esportarlo, magari mezz'ora, e poi un'ora a caricarlo su YouTube, e quindi comunque ci va un po' di tempo, ecco. E tante volte magari uno non ha il tempo perché ha altre mille cose da fare. Poi oltretutto lei anche al mattino lavora, al pomeriggio deve stare dietro i bambini, di conseguenza capisco che devi poi scegliere, a un certo punto devi scegliere, o fai una cosa o fai l'altra. E ovviamente tra le due cose è normale che uno mette davanti i figli, è normale. Quindi io invece che sono a casa tutto il giorno faccio ancora meno. Lei almeno la casa ce l'ha in ordine, io invece ce l'ho che fa caccare. Ma va bene, comunque ci stiamo lavorando. Poi ci sono, con Maurizio ieri parlavamo dei lavori che ci sono da fare, delle modifiche da fare, ovviamente sono solamente così puramente estetiche, nel senso che non andremo a fare lavori grossi perché i soldi non ci sono per fare i lavori grossi, però ci saranno comunque dei cambiamenti che piano piano, mano a mano che verranno, vi farò vedere e ve ne parlerò. Ci vuole tempo, dovete avere pazienza. Capisco che magari uno dice sì, ma tu dici sempre che fate dei lavori poi non li fai, perché un conto è pensare ai lavori che ci sono da fare, un conto poi è concretamente quali lavori riesci a fare, e c'è differenza tra quelli che vorresti fare e quelli che poi riesci a fare, e quindi è per quello che, però questi qua infatti ci siamo buttati su quelli che concretamente riusciamo a compiere per arrivare a quest'inverno in una situazione un po' più gradevole, ecco, anche in casa. Quindi niente, solo questo, e poi appunto piano piano vi farò vedere, ve ne parlerò. Ci vuole ancora un po' perché più o meno inizieremo a fare le prime modifiche, i primi lavori verso maggio, perché bisogna aspettare che venga che le temperature si alzino un po' e faccia un po' più caldo, perché veramente così, cioè adesso è impossibile. Quindi per tutto aprile vi devo il meteo sul mio telefono, che per tutto aprile mi sa che sarà un po' così, quindi a giorni ci sarà il sole, a giorni il tempo così, nuvolo, pioggia, però le temperature sempre un po' più basse di quelle che ci sono state la scorsa settimana, che erano belle calde, che sembrava di essere proprio in primavera. Perciò penso che prima di maggio non si farà niente, ma nel frattempo ci sono, sapete benissimo, tantissime altre cose che possiamo fare, quindi cioè non è che mi annoierò, è il da fare, ce l'ho comunque. Però vediamo un attimino quello che riusciamo a fare prima di maggio, e poi a maggio inizieremo con sicuramente dare il bianco, quella lì sicuramente è una cosa che dobbiamo fare, e poi gli altri piccoli lavoretti, le altre piccole modifiche che abbiamo pensato, deciso per casa, e niente. Adesso mi spiccio, così prendo Giorgina e torniamo a casa. Ed eccoci qui. Non gridare, Giana. Siamo in cucina, in questa postazione, perché sto per preparare una torta di carote lesse che ho trovato sul sito di Misia. Allora, siccome ho quelle carote bollite,
Volevo farla così i bambini hanno qualcosa di un po' più sano da colazione, anche perché vorrei ricominciare a fare di nuovo le torte, come facevo prima, praticamente sfornavo una torta al giorno. Una torta sempre diversa, però era meglio sicuramente delle brioche, che non mi va tanto che le mangiano. E faremo anche le torte che mi ha dato la nutrizionista, però per il momento che ce n'è anche una di carote, ma con le carote crude. Però visto che ho queste qualesse, iniziamo con questa. Adesso prendo tutti gli ingredienti, così poi ve li faccio vedere. Io l'andrò a fare senza glutine e ci serviranno. Non ci serve il latte. Ci servirà la farina. Lei la fa con la farina 00. Io userò la Revolution Mix per pane, pizza e dolci senza glutine. 3 uova, una bustina di lievito, una bustina di vanillina. Olio di semi, zucchero che lei ne mette 250 grammi, ma io ne metterò di meno, e carote bollite. Allora, io adesso parto e lascerò i vari passaggi scritti in sovraimpressione e niente. Qui ci sono tutti gli ingredienti, partiamo. Faccio vedere, dobbiamo montarle bene finché non sono belle spumose e poi andiamo ad aggiungere olio, le carote che ce ne vanno 350 grammi cotte, io le avevo già cotte, comunque se no le fate cuocere e poi le frullate e la vanillina. Amalgamiamo bene finché il composto non è bello omogeneo e poi mettiamo in una teglia e facciamo cuocere a 170 gradi per 40 minuti. E niente, andiamo avanti.
carta è pronta, io ci ho messo sopra delle scagliette di cocco, nella ricetta originale non c'era. Il forno è pronto, perciò la vado ad infornare. Allora, la torta è uscita dal forno ed è venuta così. Come sarà lo vedremo solamente domani mattina a colazione, come sarà dentro, perché non la tocchiamo. Però mi sembra venuta molto 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 bene. Se mi soddisfa copierò la ricetta nel mio libro delle ricette, in modo che quando verrà voglia di farla andrò a fare. Però mi sembra molto buona, e soprattutto quello che vorrei capire è se usando quella farina senza glutine nella stessa dose se viene bene, perché non per tutte le torte basta solo sostituire la farina, quindi vediamo anche se per questa torta va bene così. E vi dico anche che io di zucchero ne ho messo di meno, lei nella ricetta ne mette 250 grammi, io ne ho messi solo 200 e mi sembravano tanti lo stesso, poi comunque le carote sono già dolci, però vabbè. Qui c'è una parte della cena che sono i crauti che ho fatto ripassare in padella, e qua invece c'è il mio hamburger vegetale, gli ossobuchi per loro, qui c'è lo sporco che ho fatto e qua ci sono le patate che adesso vado a tagliare a pezzi, così poi le condisco e le vado a mettere in teglia che è già pronta qui, così poi le vado a buttare in forno e cuociono. Anche gli ossobuchi volevo andare a metterli in una teglia e le andrò poi a fare in forno, così già che c'è il forno acceso via, e così anche i fornelli forse rimangono puliti, visto che li ho puliti anche per domani. E boh, basta, quindi adesso mi metto a fare queste cose qua e magari ci vediamo poi più tardi anche per salutarvi. Intanto vi faccio vedere poi anche come vengono le patate. E mentre faccio tutto questo che vi ho detto, carico anche la lavastoviglie, così levo questa roba, non so se basterà, però così la levo, e intanto guardo un po' di video arretrati delle varie youtuber che sto seguendo. Una che seguivo già ma che riscopro così a momenti alterni è Giusy con la I, che mi piace un sacco, ci abbiamo tantissime cose in comune, quindi devo anche recuperare un po' dei suoi video. Ma adesso stavo finendo il video di Anna Gloria, comunque le solite che guardo, Sweet Mumu, appunto Anna Gloria, Chiaretta, Giusy con la I, la Cati, queste qui che seguo, diciamo un po', che vi ho già detto. E ce ne sono poi altre, poi magari farò un video dedicato dove vi parlo dei vari canali che seguo, ce ne sono troppi, saranno veramente troppi. Un altro video che ho visto oggi è uno di Issima 91, comunque magari se la smetto di farvi vedere la torta che poi vi viene voglia. E niente, vado avanti a fare le cose. Eccoci a tavola, qui c'è il mio hamburger vegetale, qui ci sono le patate, i crauti, e adesso vado a prendere gli ossobuchi. Io concludo qui il video, spero che questa giornata insieme a me, che la ricettina della torta di carote, vi sia piaciuta. Se così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.